la prima presa di posizione ufficiale. Grazie mille. Del capo politico del Movimento 5 Stelle è sul grave insuccesso elettorale. Allora, buongiorno, grazie a tutti di essere qui. Spero di riuscire ad ospitarvi tutti in questa sala. Io voglio iniziare stamattina ringraziando i 4,5 milioni di italiani che hanno votato per il Movimento 5 Stelle a queste elezioni europee, e ringrazio anche chi non ci ha votato, perché dal loro comportamento noi impariamo e prendiamo una bella lezione. Io oggi sono qui anche per fare i complimenti alla Lega, al Partito Democratico e tutti i partiti che hanno registrato un incremento in queste elezioni europee. Faccio gli auguri di buon lavoro a tutti gli europarlamentari eletti e gli auguro di poter rappresentare l'Italia in maniera compatta sui grandi dossier che riguardano il nostro Paese, che riguardano una grande nazione come l'Italia. Non sono qui a parlare politichese, per noi le elezioni europee sono andate male e da queste elezioni europee noi apprendiamo, prendiamo una grande lezione, impariamo e non molliamo. Perché come forza politica, l'ho sempre detto, il Movimento 5 Stelle sta correndo una maratona, non i 100 metri. È chiaro ed evidente che la nostra gente non è andata a votare, molta della nostra gente si è astenuta, quella che non è andata a votare per il Movimento si è astenuta, e questo vuol dire che c'è chiaramente tanto da fare ancora, ci sono tante risposte da dare a queste persone che attendono risposte in tutta Italia. Ed è per questo che per me adesso ci sono promesse da mantenere e da realizzare, quindi promesse che abbiamo fatto sia il 4 marzo del 2018 sia in questa campagna elettorale per le europee e che non abbiamo assolutamente né dimenticato né accantonato al di là del risultato di ieri. C'è da fare il salario minimo orario, io l'ho promesso a milioni di italiani e lo faremo. C'è da fare il provvedimento per le famiglie che fanno figli, c'è da fare e da portare avanti un serio abbassamento delle tasse, e queste elezioni europee testimoniano che il tema delle tasse, come il tema del salario minimo e dei diritti sociali, sono al centro delle priorità degli italiani. Quindi io ho sentito Giuseppe Conte stamattina, il Presidente del Consiglio, abbiamo deciso nel pomeriggio, io gli ho chiesto di convocare il prima possibile un vertice di governo, perché adesso bisogna lavorare ai provvedimenti che abbiamo promesso agli italiani. Io ho tante cose da realizzare come ministro, noi come governo abbiamo tante cose da realizzare, e devo dire anche che mai come in questo momento c'è bisogno di umiltà e di lavoro. Umiltà per apprendere dai risultati che ci sono stati in questi giorni, dal voto che hanno espresso gli italiani, e questa umiltà la dobbiamo rappresentare non solo ascoltando i cittadini, ma anche io lo devo fare ascoltando il Movimento 5 Stelle. È il momento di dare seguito al progetto della nuova organizzazione, ma è il momento in cui, mai come in questo momento, il Movimento ha bisogno di tutti, ha bisogno della forza di tutti, e che tutti possano partecipare a questo momento di riorganizzazione del Movimento 5 Stelle, una riorganizzazione che deve portare il Movimento molto più vicino ai territori, e con molta umiltà nei prossimi giorni mi metterò al lavoro per organizzare degli incontri sul territorio con i gruppi del Movimento in ogni regione, ascoltare e cercare di dare un'organizzazione al Movimento che lo renda più efficace e più efficiente, ma anche un'organizzazione che possa tutelare in maniera ancora più forte l'identità del Movimento, un'identità a cui non rinunciamo, voglio dirlo chiaramente. Io voglio portare avanti le promesse che abbiamo fatto agli italiani, ma allo stesso tempo come forza politica non rinunceremo mai a dire in questo governo quello su cui non siamo d'accordo, ad arginare proposte che sono fuori dal contratto. E in ogni caso il Movimento continuerà a
a tenere fede alle sue promesse e a tutelare il contratto di governo da idee che a volte possono essere estreme, a volte possono favorire i privilegi e comportamenti che a volte possono favorire l'illegalità. Quindi su questo l'ho promesso agli italiani che ci hanno votato, saremo sempre argine a quello che non ci va bene e porteremo avanti il programma di governo con la solita lealtà al nostro principale alleato, che è il contratto di governo all'interno di questo governo. Dico anche che voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato a questa campagna, non è stata una campagna semplice, tutti gli eletti ma anche tutti i professionisti che hanno lavorato con noi, sono state delle settimane intense nelle quali abbiamo avuto modo di parlare a tanti cittadini che aspettano tante risposte e noi quelle risposte gliele daremo e gliele daremo da subito. Io finirò con voi e dopo andrò al tavolo che si occupa della crisi Mercatone 1, dove ci sono 1.800 persone che stanno per perdere e rischiano di perdere un posto di lavoro e dobbiamo trovare una soluzione. Sono a vostra disposizione per le domande e per tutte le risposte che vorrete.